sono le ultime novità sulla terapia del mieloma multiplo di nuova diagnosi nel paziente giovane? Lo abbiamo chiesto al professor Michele Cavo in occasione del convegno post-ASH in corso a Torino, durante il quale si fa il punto sugli studi più importanti presentati al congresso della Società Americana di Ematologia nel dicembre scorso a San Diego. Allora, professore, per quanto riguarda il trapianto, uno dei temi di dibattito anche all'ASH è se il trapianto affronta nell'era dei nuovi farmaci e degli inibitori del proteasoma abbia ancora un ruolo nel paziente giovane. Cosa emerge dall'ASH? All'ASH sono stati portati per la seconda volta, perché i dati iniziali erano stati presentati all'ASCO 6 mesi prima. I risultati di uno studio europeo, il più grande studio indipendente condotto sino a questo momento. Sono stati arruolati nello studio 1500 pazienti. Il disegno dello studio prevedeva che dopo una terapia di induzione con l'inibitore del proteasoma, i pazienti venissero randomizzati ad una terapia di intensificazione standard con inibitore del proteasoma melphalan-prednisone, oppure ad una terapia di intensificazione ad alte dosi con trapianto singolo o doppio. I risultati riportati all'ASH sono stati relativi sia all'analisi dell'endpoint primario, la progression free survival dal momento della randomizzazione nella comparazione tra l'intensificazione standard bortezom e melphalan prednisone e l'intensificazione ad alte dosi trapianto singolo o trapianto doppio. Questa analisi ha dimostrato come i pazienti assegnati ad una procedura trapiantologica avessero un vantaggio statisticamente significativo in termini di prolungamento della progression free survival. La seconda analisi è stata invece relativa alla comparazione tra un singolo e un doppio trapianto, perché all'interno del braccio di randomizzazione ad una intensificazione ad alte dosi era possibile eseguire una sottorandomizzazione ad un singolo o ad un doppio trapianto. E i risultati preliminari che sono stati riportati dimostrano come, specialmente nella categoria di pazienti ad alto rischio per una serie di parametri clinici e biologici, la assegnazione ad un programma di doppio trapianto prolungasse significativamente la progression free survival rispetto ad un trapianto singolo, e la differenza più rilevante in termini di prolungamento della progression free survival a favore del doppio trapianto nei confronti del singolo trapianto è stata osservata per i pazienti ad alto rischio citogenetico, vale a dire per i pazienti che avessero una traslocazione 414 o una traslocazione 14-16 e o una delezione del cromosoma 17. Che risultati ci sono invece per quanto riguarda la terapia di mantenimento? I dati relativi alla terapia di mantenimento sono dati già sufficientemente robusti, perché derivano da differenti studi clinici controllati che hanno dimostrato il vantaggio offerto da una terapia di mantenimento con lenalidomide nei confronti di un placebo in termini di prolungamento della progression free survival e anche di sopravvivenza globale. All'ultimo ASH sono stati riportati i risultati di uno studio inglese sia per pazienti eleggibili che per pazienti non eleggibili al trapianto. La randomizzazione avveniva a ricevere lenalidomide oppure la semplice osservazione, e ancora una volta questo studio è risultato confermatorio dei precedenti, dimostrando come una terapia di mantenimento con lenalidomide prolunghi significativamente e migliori significativamente l'outcome nei confronti di una semplice osservazione. Quindi, al di là
di quella che è la pratica clinica quotidiana, peraltro assai poco esercitata grazie alla possibilità di utilizzare talidomide nell'ambito della 648 stabilita dall'AIFA, è ragionevole ritenere che entro un periodo di tempo di pochi mesi avremo, perché c'è già o è prossima ad arrivare l'approvazione da parte di EMA, la disponibilità di utilizzare la lenalidomide come terapia di mantenimento per i pazienti che hanno ricevuto un trapianto autologo. Quanto deve durare questo mantenimento con lenalidomide? C'è già la risposta a questa domanda? No, la risposta ancora non c'è, è un argomento ancora ampiamente dibattuto. Il dibattito è ovviamente se la terapia debba essere una terapia indefinita sino a progressione o sospensione per altre cause, oppure se debba essere una terapia fissa. Ecco, per finire, quali sono, diciamo, i take home message che ci portiamo a casa da San Diego per quanto riguarda il trattamento del mieloma multiplo nel paziente giovane alla diagnosi? Primo, il trapianto autologo continua a rimanere la pietra angolare del programma terapeutico anche nell'era dei nuovi farmaci e continua a rimanere la terapia standard che deve essere offerta ad un paziente che sia eleggibile per ricevere un programma di terapia ad alte dosi. 2 e 3, segnali preliminari derivanti da un grande studio prospettico randomizzato che supportano il vantaggio di un doppio trapianto nei confronti di un singolo trapianto autologo, soprattutto nella categoria di pazienti ad alto rischio, a cattiva prognosi, in particolare i pazienti ad alto rischio citogenetico. 3. Il valore di una terapia di consolidamento dopo il trapianto in termini di miglioramento della qualità della risposta e di prolungamento della progression free survival. 4. La conferma del valore di lenalidomide come terapia di mantenimento.